Buongiorno a tutti. Voglio fare un po' il punto sulla situazione di questa emergenza che ha investito Carli, investito l'Italia e oramai investito il mondo. Voglio come sindaco chiarire quello che è stato fatto e quello che andremo a fare, anche di fronte ad una situazione che sta diventando complicata. Ci siamo mossi dall'inizio di questa vicenda immediatamente seguendo in maniera estremamente puntuale tutto ciò che ci veniva indicato a livello governativo e a livello, in particolare a livello regionale. Siamo intervenuti sulle scuole, siamo intervenuti in tutto il settore pubblico, abbiamo dato assistenza a tutti quelli che ci hanno chiesto un aiuto per capire come si doveva comportare, abbiamo fatto tutto come si doveva fare. Ora, quando Carli è stata dichiarata, come tutta l'Italia, faccia parte di questa famosa zona di protezione generale, noi praticamente ci siamo adeguati tutti quanti e abbiamo preteso che in particolare sui punti di accesso verso Carli fossero prese le precauzioni perché l'isola deve essere tutelata nella sua complessità. Abbiamo ottenuto che, almeno sulla carta, che dai punti di partenza, Molo Beverello, Calata di Massa e Sorrento hanno messo dei gruppi che dovevano controllare la temperatura delle persone che vengono verso la nostra isola. Nel provvedimento regionale ci si è dimenticati di Castellammare di Stabia. Abbiamo fatto un lavoro di pressione enorme in questi giorni per far inserire Castellammare anche come punto di partenza. Perché qual è il problema? Il problema è che oramai turisti non avvengono più, e ora parleremo anche del problema dei turisti. E in realtà chi viene a Carli, la maggior parte sono i lavoratori pendolari che lavorano in tutte le aziende, specialmente nel comparto dell'edilizia. Ora, Castellammare è un punto di partenza importante, perché da Castellammare partono decine e decine di lavoratori. Pur avendo ottenuto, con un'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del giorno 9, che Castellammare fosse inserita tra i punti presidiari, fino ad oggi non è successo niente, pur avendo fatto notevoli pressioni per quanto riguarda gli attivati controlli sanitari che sono previsti dal Presidente della Giunta regionale. E ancora stamattina arrivano qui decine di lavoratori senza che venga fatto nessun tipo di controllo. Tra le altre cose, si sta verificando una situazione assurda che tutto ciò che il governo dice, le distanze di un metro e tutto il resto, in realtà viene poco applicato. Perché queste, ad esempio, sono le foto del Beverello stamattina alle 9, dove c'è tantissima gente che non rispetta le file, che non rispetta il metro, eccetera, che si reca verso l'isola di Carli. Queste, ad esempio, sono le foto di questa mattina, quando sono sbarcati centinaia e centinaia di lavoratori verso Carli, che scendendo non hanno assolutamente rispettato, non c'è nessuno che fa rispettare le procedure previste dalla normativa attuale. Ora, il problema che si sta verificando è questo. Io non posso accettare che, mentre da una parte la popolazione di Carli ordinatamente segue le indicazioni che ci provengono dalle autorità governative regionali, restando a casa, facendo le file ai supermercati, facendo le file in maniera ordinata, prendendo i servizi pubblici, chiedendo alle persone di rimanere a casa, chiedendo alle famiglie di rimanere a casa, io non posso accettare che in questa situazione chi deve fare i controlli non li fa e mette con questa maniera a rischio la nostra popolazione all'isola di Carli. Allora, se io con la nuova ordinanza del Presidente del Consiglio
diciamo, che secondo me bene ha fatto, perché se bisogna andare a rispettare le regole, che non ci si può andare da comune a comune a meno che con una certificazione per motivi urgenti, perché questo serve ad evitare che il contagio si propaghi, e speriamo che in 2-3 settimane che, diciamo, riduciamo e risolviamo questo problema, dove la gente, il paese è letteralmente chiuso, dove tutti si sono, diciamo, messi in una situazione, diciamo, ordinata, io non posso accettare da sindaco che questa situazione, diciamo, non ci venga garantito gli interventi che sono previsti al minimale nelle condizioni che lo stesso governo ci dice che bisogna andare a fare, cioè le distanze di un metro, le temperature vengono prese, eccetera. Cioè, se io non posso accettare che il primo mezzo da Napoli, il 5:30 della Carnival, alla calata di massa, i controlli iniziano alle 9 del mattino, è il primo mezzo che ci porta decine di lavoratori che vengono su nostra lista a lavorare, non c'è assolutamente nessun controllo. Non posso accettare che, diciamo, che si continua in questa, diciamo, in una situazione dove praticamente non ci sta controllo. Ma dico una cosa in più, non posso neanche, diciamo, accettare che, io ho altre foto che non ho avuto il tempo di farlo, ma dopo eventualmente facciamo andare un po' di fotografie dopo questa intervista, non posso più accettare che diciamo, gli stessi, diciamo, sugli stessi aliscafi non ci si prenda cura di applicare le norme che a voce, a chiacchiere si dicono. Poi io ho foto di stamattina di mezzi che provengono dalla Castellammare da Sorrento, dove le persone sono sedute comodamente uno vicino all'altro. Allora poiché qua la dobbiamo finire con questo fatto che la colpa alla fine è degli amministratori che non prendono posizione, quando poi in realtà tutto quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto in queste settimane, l'abbiamo fatto con serietà, con umiltà, diciamo, senza fare, diciamo, le prime donne, senza fare lo show, l'abbiamo fatto come siamo abituati a fare nelle cose concrete. Io non posso, di fronte a questa situazione, che nel paese si sta propagando un panico di fronte a situazioni che sono, diciamo, estremamente chiare. Io sono molto preoccupato, che questa situazione possa portare anche a situazioni ingestibili per quanto riguarda la situazione dell'ordine pubblico. Io sono in contatto continuamente con le forze di polizia, ma è una situazione che sta degenerando, perché la gente è preoccupata. La gente dice, ma scusami, ma se io non posso andare ad Anacapri, giustamente lo rispetto, se io vado a fare una passeggiata col mio cane e vado da solo, se io mio figlio lo porto a fare due passi e eviti per la colata del sole, perché io devo essere, diciamo, inondato di persone che, per l'amor di Dio, legittimamente fanno parte della nostra economia, vengono a lavorare a Capri e che, diciamo, non vengono sottoposte a nessun tipo di controllo da nessuna parte? È una domanda che io non so rispondere, perché la risposta è dire che chi deve fare il suo dovere non lo fa. Noi stiamo ancora chiedendo che la Castellammare si attivi nei controlli, stiamo ancora chiedendo che al Beverelli si faccia rispettare le file un metro là. Questa situazione che non la possiamo più accettare. È uno sfogo quello che faccio, perché l'amministrazione comunale è sotto pressione, stiamo lavorando tutti i giorni, l'apparato comunale, forze di polizia, i vigili urbani, gli uffici, stanno tutti lavorando nella stessa direzione di garantire che alla nostra comunità venga garantita la sicurezza. Allora, di fronte a queste situazioni, di fronte a queste cose, chiaramente devo pensare di proporre e di fare dei provvedimenti che sono provvedimenti forti, perché sono 3 settimane da resistere, fino al 3 aprile, sono, diciamo, delle settimane importanti per la nostra comunità. Noi non ci possiamo permettere di andare a finire sui giornali, perché per la non capacità di controllo noi siamo, diciamo, voglio fare solo un esempio. Ieri è uscito il decreto del Presidente del Consiglio che dice che le persone possono andare a lavorare negli altri posti, previo certificazione. Io penso che da Castellammare e altri porti a Napoli non è stato fatto nessun tipo di controllo. Allora anche questo non va bene, perché, diciamo, questo alimenta sempre l'insicurezza. Purtroppo noi abbiamo un porto
dove la gente arriva e si concentra. Ci sono problemi di assembramento, ci sono problemi, diciamo, di continua, diciamo, di persone che in realtà non capiscono che questo non si deve giocare, che questo non è un gioco, che questo, diciamo, è una situazione estremamente delicata che dobbiamo sforzarci di portare avanti e risolvere facendo le persone serie. È io vedo, diciamo, molte a volte una superficialità nell'approccio a questo problema che ci spaventa. Allora, se i capresi sono entrati in questo meccanismo, hanno capito che la partita è seria, se i bar chiudono perché in realtà, diciamo, si vogliono tutelare, se il governo chiude barbieri, parrucchieri, centri estetici, cioè chiude mano a mano tutte le cose, allora noi dobbiamo prendere un provvedimento rispetto ad una situazione che diventa ingovernabile e ingestibile. Io, sono grato alle tante persone che vengono a lavorare a Capri e ci danno una mano alla nostra economia, perché diciamoci la verità, la nostra economia cammina anche nei vari settori con l'aiuto di queste persone, eccetera, e non c'è niente nei confronti di queste persone. Anzi, io vi dico la verità, ritengo che dobbiamo evitare assolutamente qualunque atteggiamento negativo nei confronti di queste persone. Il problema sta a monte, il problema che non ci sono gli adeguati controlli che mettono in sicurezza la nostra comunità. Allora io a breve prenderò alcuni provvedimenti che riguardano ad esempio il settore dell'edilizia, giusto perché dobbiamo anche rimettere, diciamo un punto fermo, un provvedimento equilibrato che in realtà tutela lo stesso, diciamo, settore, però dobbiamo incominciare a mettere un punto fermo a questa situazione. Qua non c'è un sindaco che non vuole prendere le decisioni, qua non c'è un sindaco che in realtà, qua c'è un sindaco che non è abituato a fare la demagogia, non è abituato a fare il capopopolo, non è abituato a fare cose contro la legge. C'è un sindaco che seriamente, che mi conosce lo sa, ha sempre lavorato per il bene della nostra comunità in maniera intelligente. C'è una situazione che sfugge di mano, c'è una situazione delicata, non vorrei che a Marina Grande succedesse qualche incidente tra residenti e cime pendolari. Allora, prima che succeda questo, dobbiamo ridurre la fascia di rischio. Quindi, poi come io sono chiamato, io, la mia famiglia, i miei figli, tutti i cittadini di Capri, nelle prossime 3 settimane a fare i sacrifici, tutti devono fare questo sacrificio, perché la nostra economia, diciamo, l'economia che permette a tanta gente di venire qui a lavorare, noi siamo orgogliosi di questo fatto, però l'isola deve essere tutelata. Io mi accingo a fare un provvedimento che riguarda il settore edilizio, come mi accingo a fare altri provvedimenti, visto che noi siamo abbandonati a noi stessi completamente. Mi dispiace dirlo, capisco una situazione generale difficilissima, però noi le leggi rispettiamo, e se le leggi rispettiamo dobbiamo fare in modo che anche gli altri rispettano. Allora io ho la responsabilità di questo paese, ho la responsabilità di fare in modo che questo paese continui, perché sono 3 settimane di sacrifici perché ci consentirà di ripartire alla grande, in maniera ottimista, come siamo abituati a fare sempre nella nostra vita, ma se i sacrifici riguardano tutti i capresi, li devono riguardare tutti, perché altrimenti qua non ci capiamo. Io voglio anche invitare le stesse imprese che sarà soggetta a questo primo provvedimento, a capire tutti quanti, anche i committenti, anche, diciamo, chi ha, diciamo, le grosse, diciamo, i grossi, diciamo, gli albergatori, i commercianti, le aziende, a capire che non deve prevalere l'egoismo, in questo momento deve prevalere il senso della nostra comunità. Quindi un punto fermo, un passo avanti. Io, diciamo, so il lavoro che fanno le forze dell'ordine presenti sul territorio, so il lavoro che fanno gli agenti di polizia con il commissariato, so, diciamo, con la sua dirigente, so i carabinieri che fanno, so il lavoro della Guardia di Finanza, diciamo, so i vigili urbani, l'ospedale, tutto, so quello che si fa, giusto? E tutti ci cercano di fare il proprio dovere, però dobbiamo evitare che la situazione sfugga di mano. Assembramenti vengono effettuati, ci sono situazioni delicate che riguardano, diciamo, anche l'ordine pubblico, diciamo, c'è una tensione in giro, io non posso permettere che ci sia questa tensione. Già dobbiamo combattere con le stupidaggini che vengono messe su Facebook o sui social dalla mattina alla sera, non ultimo l'elicottero che la notte passa per casa. Cioè, diciamo, qua siamo veramente alle stupidaggini, voi dovete seguire le indicazioni che provengono dalle istituzioni.
che sono l'unica cosa seria. Ieri abbiamo fatto un'importante con la dirigente dell'ospedale, abbiamo chiuso di punti di procedura, che è un altro settore in prima linea. Noi dobbiamo essere pronti, attrezzati, fare i sacrifici e raggiungere i risultati. Questa vicenda finirà, e quando finirà dobbiamo essere pronti per ripartire come siamo sempre ripartiti. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi. La notte finisce e, diciamo, e la luce si vede. Dobbiamo in questo momento fare questa situazione, però io ho l'obbligo di chiedere a tutti un sacrificio, specialmente ad alcuni settori degli, diciamo, imprenditoriali, e anche a quelli che vengono a lavorare a capo, perché quelli che vengono a lavorare a capo, diciamo, vengono qui perché questa isola fornisce anche a loro il lavoro, diciamo, loro, anche loro, molti amano la nostra isola. Loro, si deve capire che 3 settimane di sacrifici in questo momento le possono fare tutti quanti. Quindi, diciamo, voglio rassicurare la popolazione caprese che noi siamo qua, facciamo il nostro dovere, lo facciamo seriamente, e ci tengo a sottolineare che io non sono un capopopolo, non sono uno che fa demagogia, so quando è il momento di muoverci, e abbiamo cercato di avere un atteggiamento basso, di profilo basso, diciamo di moderazione, perché è facile scatenare, è facile far girare la mattina video sui social e dire che schifo e che vergogna. Il problema è che poi lo schifo e che vergogna si deve tramutare in atti concreti, che, diciamo, le persone che fanno questo atteggiamento non sono in grado di fare, si mettono solo, diciamo, a fare azioni che danneggiano la nostra stessa comunità. Allora basta, diciamo, cominciamo a prendere i provvedimenti a tutela nostra, giusto? E io ritengo che, diciamo, anche il Comune di Anacapri valuterà questa situazione, perché sono sensibili e insieme stiamo prendendo decisioni, diciamo, importanti. Voglio concludere dando dei dati, perché questo, diciamo, dobbiamo sempre ragionare con i dati e sulle cose. Stamattina sono partiti da Castellammare 500 persone. Il primo aliscafo, parlo solo degli aliscafi, il primo aliscafo da Napoli ha portato 187 passeggeri non controllati. E quello da Castellammare ha portato 187. La SNAP ha portato 176. Giusto? La nave non so quanti. Allora dico, è giunto il momento di mettere un punto fermo. Noi, diciamo, non dobbiamo andare ad Anacapri? Non ci andiamo. Non dobbiamo, diciamo, andare nei parchi? Non ci andiamo. Non dobbiamo, diciamo, stare nei bar? Non lo facciamo. Però ognuno deve fare la sua parte. Allora, poiché non si fa la sua parte, io ho il dovere di aiutare la nostra comunità. Quindi i provvedimenti che usciamo questa mattina sono fatti in questo senso. Però vorrei dire alla popolazione di stare calma, di non, diciamo, fare atti che poi diventano, passiamo dalla parte della ragione, passiamo dalla parte del torto. Diciamo, dobbiamo guardare il lavoratore che viene da Napoli, da fuori, come una risorsa e non come un nemico. Però perché la colpa di quello che succede è di coloro che non, diciamo, di tutto il sistema che non riesce a controllare. Quindi, per quello che mi riguarda, a brevissimo emetteremo un primo provvedimento, poi seguito da altri, perché io ho il dovere di tutelare la nostra comunità. 3 settimane di sacrifici, facciamolo tutti, e poi ripartiamo alla grande come siamo abituati a fare sempre la nostra vita. Siamo capri e possiamo fare moltissimo, e siamo orgogliosi di essere capresi, e siamo orgogliosi di quello che ha dato una mano a capri. Però è giunto il momento che tutti quanti noi facciamo la nostra parte, e gli altri fanno la nostra parte. Grazie.